Antonio Bonetto, centrocampista del Sorso che perde la finale col Guspini. Ti faccio questa domanda del tuo mister: quanto fa male perdere all'ultimo minuto? Perché poi non avete avuto modo di rimediare e in un minuto avete fatto vedere con due occasioni il potenziale che avevate. Sì, certo, fa tanto male perché ci abbiamo creduto fino alla fine, insomma, questi mesi abbiamo lavorato duramente per arrivare fino a questo punto e perdere così fa veramente male. Anche perché sino a quel momento, insomma, il Guspini, che è un'ottima squadra, allenata benissimo, non ci aveva impensierito più di tanto. Ecco, una gara che si vedeva, stavate aspettando i supplementari, pochi cambi, vi stavate un po' rifiatando per gli ultimi 30 minuti, invece è stata una coltellata. Sì, esatto, anche perché sono stati 2 mesi molto impegnativi dal punto di vista fisico. Siamo arrivati anche con qualche ragazzo, insomma, che ha avuto qualche problema in questi ultimi giorni, quindi sì, è stato un peccato. Avremmo raggiunto volentieri i supplementari per giocarci tutto, insomma, negli ultimi 30 minuti. È stato un grande finale. Il Sorso non si dava per i playoff, c'era un po' di distacco. Voi ci avete creduto, forse voi gli unici all'interno dello spogliatoio, avete raggiunto questo grande traguardo. Siete andati a vincere in casa del Portorotondo. Oggi è una partita equilibrata, gli episodi l'hanno decisa a favore del Guspini. Sì, è proprio così. Noi siamo ripartiti dopo il pareggio in casa col Portorotondo, abbiamo ancora di più ricompattato il gruppo e, insomma, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto proviamoci e abbiamo fatto veramente un grandissimo finale di stagione. Peccato oggi perché sino all'ultimo, insomma, è stata abbastanza equilibrata la partita e avremmo voluto festeggiare. Ora aspettiamo, insomma, di capire se c'è la possibilità del ripescaggio. Non sono frasi fatte, l'ha detto il Guspini. Speriamo di essere ripescati, ma che ci sia anche il Sorso. Queste due squadre hanno dimostrato che in eccellenza ci possono stare per i giocatori, per il tipo di società, per il pubblico, due belle Assolutamente realtà. sì, assolutamente sono d'accordo, soprattutto per la storia. Ovviamente io conosco la mia società, Certo. insomma, quindi il Sorso per il trascorso che ho avuto, insomma, una società seria che non ti fa mancare niente, quindi c'è un gruppo di tifosi fantastico che ci segue ovunque, quindi assolutamente meritiamo anche noi il salto di categoria. Senti, centrocampista, sulle pali native sei sempre stato pericoloso, tanti gol quest'anno, oggi l'avresti dovuto fare. Sì, oggi ci sono andato anche vicino, la Esatto. verità. Poi è stato un anno molto particolare, prolifico, dove, insomma, sono quelle annate dove veramente va tutto bene, sembra che va tutto bene, e quindi, insomma, ho fatto un sacco di gol. Peccato perché anche oggi avrei voluto contribuire, insomma, con un altro gol, però. An anche Michele Pulina, che ha fatto tanti gol, oggi ha avuto quegli spazi dove normalmente lui punge, è andata male, forse era una giornata un po' negativa da questo punto di vista. Sì, no, ma Michele ha fatto una stagione incredibile, ha fatto 19 gol da dicembre, più altri 9 li ha fatti a Calangiano, se non sbaglio, Sì. quindi no, veramente non potevamo chiedergli di più. Senti, dimmi un po' questa crescita del Sorso, perché poi l'anno scorso lo stesso siete arrivati in finale, avete perso, è stato ripescato il Bosa, c'è voglia di eccellenza. Sì, assolutamente. C'è quella di eccellenza sia per il passato che ha avuto il Sorso, ma in questi anni, appunto, la società ha dimostrato di programmare abbastanza bene a qualche giovane veramente interessante. E quindi, niente, questi 2 anni siamo lì, però siamo a un passo, ma non riusciamo. Sembra quasi che ci sfugga l'ultimo e non riusciamo a ciuffare questa promozione che veramente merita tutta la città. Grazie Antonio, complimenti Grazie a a voi. te per l'annata, alla tua squadra, avete fatto benissimo nel finale, un grande risultato, è mancata la ciliegina, l'abbiamo detto, perciò speriamo che tra fusioni, ripescaggio, almeno due posti ci siano per vedervi in Sì, eccellenza. ce lo auguriamo, ora aspettiamo, veramente, però siamo ottimisti, insomma. Grazie Grazie a voi. Antonio.